Miranda dagli Stati Uniti. Oh, quell'avatar non lo usano in molti. Fuck. Non è neanche allenato appieno quel Jolteon. Tanto per aggiungere il danno alla beffa. Ok. Aero. Aura e Porygon. Omastar. I don't fucking know. Snorlax. Vorrei che quando un personaggio ha un avatar, anche il personaggio che lancia le Pokéball. Effettivamente. Agli stessi parametri. Ok, Aero. Ha misto vento in coda. Porygon, tu affilati come non mai. Quando faccio i miei Pokémon mi piace, se posso, che mantengano qualcosa, che imparino qualcosa lungo la loro vita. So che suona molto pretenzioso. Ma boh, ho pensato, prima aveva una benda scelta Porygon Z e ho detto, ma se lo organizzo bene ha abbastanza tempo per usare un affilatore che lo porta allo stesso punto di una benda scelta solo con più libertà. Quindi, why the fuck not? E appunto, affilatore è una mossa che impara solo il primo Porygon di base, mi sembra. Gli altri due non la imparano più, non possono neanche più recuperarla, quindi. Let's go. Immagino Mega Aero contro Mega Tyranitar? No. Non basta, amico mio. Non basterà mai. Iperraggio. Ok. Ok, se adesso non sono più veloce di... Facciamo una pioggia danza. Spero di riuscire a far fuori Greninja. Ma può usare il ribaltappeto? Non l'ha fatto, sembrerebbe. Ora piove, che è un bel sollievo. E bye bye Greninja. Grazie alla terra impesta che ha eliminato possibili focalnastri. Beh, non ha senso avere un Pokémon con focalnastro durante la terra impesta. Bene. Spero di non incontrare mai nessuno di voi in queste battaglie random, perché vedete il team. Oh shit, questo è il team dove Lethal usa questi subbugli qua. Ok. Requisa Shiny. Quindi, amico mio, pensi di poter resistere al glitch? Si chiama glitch. Non è un nome molto originale per un Porygon Z. Immaginate il suo nome come. Qualcosa del genere scritto. Mega Rayquaza non leva 20. Ah, ma avrà extra rapido e mi farà fuori Porygon. Oh, you dirty motherfucker. Tutti quei loro Rayquaza shiny e qua non arriva. Ti prego, Rayquaza, aiutami a sconfiggere questo ammasso di dati. Ok, Come vuoi, mio signore. cosa fa Flusso Delta vento in coda? Boh. Fatto sta che Mega Rayquaza is gonna die. Goodbye.
Mi spaventano molto di più gli altri arche o cose. Hai visto cosa ha fatto Porygon? Hai visto? Oh, povero Porygon, nessuno lo considera anche dopo tutti i danni che fa. Ok, piove. Omastar. Omastar ha senso. Oh, Blaziken. Beh, a sto punto cosa uso Jettaguscio a fare? Fanghiglia diretta. Piove? No, non piove più. Adesso, facciata a potenza 70 per 240 per 2 280 diviso 2 ancora 140. Codacciaio a potenza 100 e fa 200. Quindi Codacciaio farebbe più danni a Tyranitar. Ma forse Blaziken è il problema principale qui? Usiamo facciata su Blaziken o su Tyranitar. Voglio vedere quanti danni gli faccio. Sì, non serve Codacciaio. Ah, ok, era un brutto colpo. E questa è una fanghiglia dritta su di te. Goodbye. Bene, bella battaglia. E con questa chiudo. Non ho incontrato avversari molto violenti, diciamo, usando questo team, ma è andata. Grazie e attenzione, alla prossima!